benvenuti nella nostra campagna reale. Oggi non vedrete le nostre facciotte, ma qualcosa di molto più bello. Vi porto con me a raccogliere le prugne per un dolce davvero buono. Bene, questo dolce è davvero semplice da fare. Provatelo, provatelo, è davvero un dolce stimolante. No, non dire così, è davvero un dolce che ci rimette a posto con noi stessi. Ed eccolo il corrente per la nostra crostata alle prugne, buonissima, vedrete quanto è buona. Ci occorreranno 250 g di farina, io ce l'ho integrale, poi 150 g di burro, 100 g di zucchero, un tuorlo, la scorza di quasi un limone, perché poi ne prenderò un altro pochino per fare un'altra cosa, e un pizzico di sale. Per la crema avremo mezzo litro di latte, io ce l'ho parzialmente scremato e può essere sostituito tranquillamente con il latte di mandorla, il procedimento rimane il medesimo. 2 cucchiai di amido di mais, 2 cucchiai non pieni pieni, 2 cucchiai giusti. Un cucchiaino di essenza di vanillina, un 30 g di pinoli. Per la crema un pezzettino della scorzetta del limone che avevamo usato anche per la frolla. E poi 200 g di panna, non la useremo tutta, ne useremo un bel cucchiaione, vi dirò la quantità in corso di ricetta, all'interno della frolla per renderla più ricca, e un cucchiaio nella crema per renderla più voluttuosa al palato, perché la crema, vedrete, sarà molto semplice. E poi anche nella crema ci occorreranno un 70 g di zucchero. Questo è assolutamente a piacere, potete metterne 60 come potete metterne 80, dipende dal grado di dolcezza di cosa? Delle vostre prugne. Le mie sono un miele, sono dolcissime, quindi ne metterò un po' meno, mi aggirerò sui 65-70 grammi, ma se le vostre sono un attimino più indietro nella maturazione potete aggiungere un po' di zuccherosità attraverso lo zucchero, che vi consiglio usare di canna, non per le qualità organolettiche bla bla bla, ma proprio perché questa sua aromaticità sta benissimo con le prugne. Io qui ho un po' di prugne, ma non vi so quantificare quanto. L'importante è che ricoprano tutta la superficie della vostra teglia. Queste sono assolutamente biologiche e colte nel giardino della nostra casa in montagna. E cominciamo subito. Mettiamo il burro nel microonde o a bagnomaria finché è tutto fuso. Userò il mixer per fare la frolla e verserò la mia frolla non setacciata all'interno del bicchiere del mixer. È una torta anche molto veloce da preparare. Metterò il mio zucchero, il burro, il cucchiaio di panna, bello colmo, che se non volete utilizzare potete sostituire comunque con altri 50 g di burro, oppure sostituire tutta la quantità con olio di semi o extravergine di oliva, ma sappiate che in quel caso il retrogusto di olio di oliva si sentirà molto forte. La buccia di un limone lavato e non trattato, la buccia meno un pezzetto che poi io tufferò nella crema, e il tuorlo dell'uovo. Mixiamo per qualche secondo finché non diventa una sorta di granella. Ho dimenticato il pizzico di sale. Oh, se non dimentico qualcosa non sono io, eh? Perfetto, la frolla è pronta. Mettiamola in una ciotolina, compattiamola bene, lavorandola molto molto velocemente. Vi ricordo che le frolle vanno appena appena lavorate. E mettiamola o un'ora in frigorifero o un 20 minuti nel freezer. Prepariamo la nostra crema. Allora, versiamo l'amido in un tegame. Quindi con una frusta bassa aggiungiamo un po' di latte e stemperiamo l'amido nel latte, cercando di non far fare grumi. Io faccio questo tutto a freddo. Continuo a versare il latte a poco e a rimestare sul fondo in modo che l'amido non si depositi e venga tutto preso dal latte. Metto un mini pizzico di sale e lo zucchero. Naturalmente aggiungo in questa fase anche il cucchiaino di vanillina, una scorzetta piccolissima di un limone non trattato,
La panna l'aggiungerò soltanto in un secondo momento. Metto sul fuoco e mescolando faccio addensare. Perfetto, ha acquistato il bollore, guardate, la crema è rappresa. Continuiamo a mescolare per altri 3 minuti e poi togliamola dal fuoco. Voilà, crema pronta. Nel frattempo mi stavo portando avanti e stavo denocciolando le mie prugnette. A questa aggiungo un altro bel cucchiaione di panna, così. Me ne sono spruzzata un po' anche in faccia, ma fa nulla, è rimesto velocemente. Panna potete aggiungerne quanta ne desiderate per due motivi: innanzitutto perché non porta liquido, ma la panna in cottura raddensa, no? Diventa un po' come la panna cotta e quindi potete aggiungerla. Io ne metto un cucchiaio giusto per dare quel senso di pienezza a una crema molto semplice come questa, che non contiene uova e non contiene grandi cose. Voilà, la crema è pronta, lasciamola raffreddare. Alla fine ricordiamoci di estrarre la scorzetta di limone. Come vi dicevo, bisogna adesso denocciolare le prugne. È molto semplice, specie se sono mature. Si segue la linea del frutto, la linea naturale del frutto, quindi vi troverete il nocciolo in orizzontale. Toglierlo è molto semplice. Ecco qui la nostra teglia foderata con un foglio di carta forno. Questa è quella che si alza così, quindi io non fodererò i bordi, non ho necessità. Prendo la mia pasta frolla e la apro sulla mia torta. Semplicemente con le mani la spiano e la allargo il più possibile. La quantità che vi ho dato deve ricoprire anche i bordi di una teglia da 28 cm. Bucherello il fondo e verso la crema. Su questa bella base di crema, già la torta è buonissima così, metto dei pinoli e già potreste metterla in forno e gustarla. Sono due ricette in una, verrebbe una torta ai pinoli meravigliosa, quindi una manciata di pinoli e poi affondo le mie prugne. Voilà! Qualche altro pinolo nelle zone bianche e alla fine su tutto una bella spolverata di zucchero di canna. In forno a 180 gradi per 25-30 minuti. Controllate sempre la fase di caramellatura delle vostre prugne, non fatele bruciare. Questa è una cosa che dico più a me stessa che non a voi. Ci vediamo dopo. È veramente uno spettacolo, veramente. Ed ecco l'appena sfornata. Sì, sì, sì. Sentite, ma ora ditemi una cosa. In quale altro canale trovate questa eleganza nel presentare le cose, questa bellezza? È veramente un peccato tagliarla. E infatti la mangeremo tutta in un solo boccone. Ancora guardate, è caldissima e se la muovo, vedete, è quasi liquida. Non abbiate fretta. Lasciatela raffreddare completamente, quindi soltanto dopo toglietela dalla sua formina. Brava. L'unica cosa che ho fatto ancora calda è stato togliere il caramello dai bordi, vedete, così, perché sennò poi non si stacca neanche col martello pneumatico, quindi staccate il caramello. Bravissima. Fatto dalla frutta. Perfetto, e quindi in alternativa, se non avete le prugne potete utilizzare le olive, giusto? Basta, è tornato, ci è mancato, vero ragazzi? Sì, sì, è tornato, quindi grazie, vi lasciamo le foto, mi raccomando fate questa ricetta e lasciate sotto tanti commenti e fate anche la cosa giusta, condividete il video, ciao! Ciao!